Vi porto nella mia giornata. L'unica ragione per cui mi sono svegliato presto anche stamattina è perché oggi finalmente vado a imparare le unghiette. Ieri sera stavo anche guardando un po' i DM perché mi avete inviato un po' di idee. Ma la verità è che io ancora non ho scelto come farle. Che poi forse una mezza idea ce l'ho, però ancora non sono convinto, quindi non lo so. Quando io scelgo di fare le unghie, non è che le scelgo perché dico: ah, ho trovato questa foto su Pinterest, bene, le copio. No, io vado in base al mio umore, quindi al mio stato d'animo in queste 3 settimane. Quindi devo ascoltare le mie varie personalità. Un giorno potrei essere Pink Lady, altro giorno Catwoman o Dark, non lo so, dipende. Ora passiamo all'outfit. Allora, le due opzioni sono o questo completino che è tipo un corsetto così qua ed è una camicetta praticamente, o Catty, oppure questa magliettina rosa con questo corsetto e un jeans bianco. Sì, tranquilla, non ci devo uscire, sdraiati pure sopra. Ah, no, non sei comoda? Tu la devi finire, amore, hai capito? Hai capito? Fanculo! Alla fine ho mischiato i due outfit, ovvero ho messo i jeans del completo rosa e, aspetta, adesso la faccio vedere. Ed ecco cos'è uscito, boh, carino, semplice, ci sta. Raga, la zia Sera mi è venuta a prendere, amore mio. Zia! Prima di iniziare con lui faccio una pausa simpatica. Comunque quanto è bella la sera, raga. Amore mio! Ho appena rimosso di quello kit tutte le cosine. Raga, ho appena finito la struttura, adesso cominciamo con i decori, quindi vi aspettiamo sui G. Stasera devo andare a ballare, io ho urgentemente bisogno del vostro aiuto. Allora, ho preso questo completino. Stupendo, raga. Sotto ci ho messo una culotte tipo color pelle che si vede. Mentre prima avevo provato a mettere una culotte nera, ma faceva troppo effetto tipo pantaloncino e non mi piaceva. Il modo più semplice e classico per farlo stare bene sarebbe mettere una mutanda nera e buona, però risulterebbe più volgare. Invece con questo mi piace magari davanti, ma dietro è troppo evidente. Ok, terza opzione, forse anche la migliore. La prima culotte con la nera non me la faccio vedere perché era veramente troppo lunga. Questa forse, devo togliere l'etichetta, mi sta urtando, lo so, ma comunque l'ho presa qua, vi lascio tutto quanto qui. E che mi consigliate? Stasera cenerò fuori in un castello. Non è vero, in realtà è un hotel, però è super principesco. Quindi andiamo a realizzare un make up adatto alla situazione. Non ho scelto ancora bene cosa voglio realmente fare, però sicuramente voglio tipo allungarmi un po' l'occhio. Il mood di stasera deve essere un mix tra eleganza e panterina, gatterina misteriosa. Sto intensificando quel nero. Stessa cosa all'interno con la matita nera. Gli occhi li riprendiamo dopo. Contouring più o meno la solita quantità, quindi qua sui zigomi, qua sulla fronte, un pochino il naso, che tanto lo sfumo, e qua sotto con la spugnetta, quindi così. Per finire, anche se già direi così brillo abbastanza, mettiamo un goccino di illuminante sul nasino e acqua profumata sui capelli. E questo è make up e outfit finito. Fatemi sapere se vi piace e se vi va vi aspetto dopo che ci struttiamo insieme. Ciao.